signor Fantocci, Fantocci, cosa ne pensa lei della tratta Sumatra Komodo, eh? È una cagata pazzesca! Ma no, no, non esageri. Sì, è stata male organizzata, errori, approssimazioni, ma... Comunque, le faccio vedere com'è andata. Da Milano a Doha il passo è breve. Solo 6 ore d'aereo, alleggerite da un ottimo champagne. Dopo la sosta a Doha mi sono rituffato fra la panna montata e 10 ore dopo sono atterrato a Giava, all'aeroporto di Jakarta, che dormiva sotto una cappa di sonno. L'hotel Sheraton Bandara mi testimonia con i suoi ninnoli la differenza di arredamento dai nostri hotel. Per non perdere l'abitudine, al mattino seguente altro volo per atterrare all'aeroporto Kuala Namu della capitale di Sumatra, Medan, terza città multietnica dell'Indonesia, accolti dalla guida locale Anwar. Buongiorno signori. Buongiorno. Si inizia a conoscere fra i 4 milioni di abitanti la mescolanza di razze che alla popolazione originale Batik si sono aggiunte. Giavanesi, cinesi, arabi, tamil, eccetera. Oltre alla popolazione, si conosce però il traffico locale di questa città che vive di ricordi d'Olanda. Gatto nero porta male, ma non oggi. Tanto che ci permette di visitare, oltre alle strade limitrofe, la grande moschea Masjid Raja Al Maksum, da noi semplicemente conosciuta come Al Maksum. Anche qui le facce dei politici imperversano, creando un immediato rigetto. Meglio dirigermi verso il Maimun Palace, o Palazzo del Sultano, voluto dal sultano Maimun al-Rashid Alam per casa, per gli amici Ugo, dove si sta festeggiando una laurea. All'entrata degli pseudo-sultani. Delle pazze scatenate con riferimento allusivo sullo sfondo. Gioioso divertimento nel lusso e nell'architettura del tempo. Il ritratto di zia Caterina. Regnanti al verde. E finalmente un vero monarca. In ginocchio, stai giù. L'autorità va fatta sentire. Lascio il bastone del comando per visitare la piazza antistante il palazzo e proseguire per il tempio taoista cinese Viar Gunung, costruito nel 1930 a lato del fiume Babura. Più grande tempio cinese di tutta l'Indonesia. E questo è il mistico. Di conseguenza, lascia a voi l'immaginazione. E non ti incazzare!
9 agosto 2017. Dalla finestra del Santico Hotel contemplo il cielo grigio topo che mi accompagnerà verso la parte settentrionale di Sumatra fino a Bukit Lavang, dove spero di incontrare gli orangutan. Intanto Kiki e Enro, assistente ed autista, mi portano a filmare le palme che, dopo aver sfrattato gli oranghi, producono per riempire i camion con i loro frutti maleodoranti l'odiato olio di palma. Dal ponte traballante sul fiume arrivo nell'Ecologe Bukit Lavang, porta d'accesso al Parco Nazionale Gunung Lavang. La serenità palpabile sarà testimone della mia ansia per affrontare il facile trekking nella foresta. Foresta che mi porterà a visitare la clinica veterinaria riabilitativa. La delusione è rappresentata dalla facile passeggiata che si rileva una faticosa erta continua per arrivare in cima e sentirci dire che la clinica è stata chiusa da 2 anni, sostituita da una famigliola di oranghi gentilmente concessi, secondo me, dalla Pro Loco. Lasciato per protesta il gruppo, mi è apparso San Pietro, pregandomi di non chiamare più nessuno, dato che i santi erano già scesi tutti. Che figura da oche! Per riappropriarmi del mio instabile equilibrio, filmo fiori. Il ponte sul fiume Quei fiume. Poi, con delle respirazioni yoga, riesco a pensare alla prosecuzione per Berastagi. Oh, la strada per Berastagi, un biliardo, ci avevano rassicurato. E già mi sorrideva l'idea di un viaggio riposante quando... Ecco, così per chilometri. Per fortuna, l'entusiasmo dei bambini porta conforto. Un po' meno le lunghe e inutili visite ai mercati rionali, dove durante l'anno non ti sfiora nemmeno l'idea di visitarli. E invece, paghi per farlo. In cambio però di un sorriso. Hasta la vista, comandante! Monumenti all'indipendenza che si festeggerà il prossimo 17 agosto. La mia dipendenza, invece, non mi permette di evitare la scelta dei ristoranti. E capito al Kenanga Garden. Apparentemente accettabile, se non fosse per i pesci pescati in queste acque. Questi sono i busti dei turisti che hanno mangiato il pesce. Proseguendo il viaggio, l'allegra brigata è incuriosita dalle volpi volanti,
pipistrelli della famiglia degli teropodidi, i più grandi del mondo. Io invece sono incuriosito dallo strano animale che ha preso alloggio sul braccio di questo ragazzo e non capisco cosa sia. Proseguendo per Berastagi, si va incontro ad un forte temporale e chi ci precede pensa bene alla copertura automatica. La pioggia è torrenziale e la sosta purtroppo avviene dove si vende il durian. Ah, re dei frutti per alcuni, per me frutto da vomito per l'odore pestilenziale che emana. Eppure lo mangiano, eh. Prima di arrivare in hotel, ci fermiamo per l'ennesimo mercato. Mi rifiuto di entrare preferendo leggere le tariffe per cavalcare. Strano paese, appendono gli ombrelli sui fili dell'elettricità. Posso pensare che fine faranno questi cuccioli. Le giovani di ritorno dalla Mecca sono andate in bianco. Finalmente arrivo nell'accogliente albergo Sibayak, che prende il nome dal vulcano che gli fa da quinta, insieme all'altro vulcano Sinabung. Mattino seguente l'aria sapeva di zolfo che neppure la pioggia della notte aveva lavato. I vulcani occhieggiavano l'alba ed io pensavo ancora al correre dei cavalli della sera precedente, mentre le musil punteggiavano di bianco la piazza del mercato. Era la prima aria fresca di Sumatra. Una interessante visita alla strana chiesa di San Francesco d'Assisi. Accomuna credenze cristiane e prime case Batak. Saluto in lontananza i vulcani e vado a visitare case e tradizioni dei villaggi Karo Batak di Re Batak Simalungkun, uomini con un passato da antropofagi, ma che ormai per sopravvivere si affidano al turismo. Accetto anche l'esibizione di un noto musicista locale, mal coadiuvato dal batterista, il famoso Duo Deno. Purtroppo nell'ufficio turistico non ho trovato i CD. Anche il secondo musicista non ha i CD. E allora? Calendario. Tenta col calendario. Quello che non manca a questi ferocissimi guerrieri è la gentilezza. Avvicinandomi al lago Toba, enorme caldera vulcanica riempita dalle acque, mi fermo alle cascate di Sipisopiso, tra il villaggio di Merek e la parte settentrionale del lago. Il salto è di 120 metri.
reparto. E l'incontro con i bambini che chiedono soldi non è piacevole, come invece lo sono i preparativi per la festa dell'indipendenza. Preparativi che si svolgono ovunque, anche qui a Linga, villaggio fedelmente ricostruito secondo tradizione dai tetti di fibra di palma. Dal rullo dei tamburi al disordinato cicaleccio di un matrimonio. Le grazie delle fanciulle locali non lasciano scampo. Bah! E intanto gli sposi incassano. Meno male, un po' di pace. Dopo un altro spostamento, con fermate dovute a problemi idrici e fame da lupi, arriviamo al lago Toba, che circonda l'isola di Samosir. L'hotel Niagara di Parapat mi accoglie dall'alto della collina. Ma dopo una notte di riposo, sono già in viaggio per poter arrivare al porto e con la motonave Toba de Boer visitare le sponde del lago. Io guardavo l'acqua e l'acqua guardava me. Velava il cielo la caldera con un manto grigio. Mormoravano le piccole onde, storie indonesiane, mentre petulanti turisti dicevano cose inutili. E io guardavo l'acqua per non sentire le cose inutili e spingevo lo sguardo nella profondità del lago, cullato dal motore della motobarca che mi portava lontano. Dancing Area, dove acrobatici ballerini con problemi di motricità si sono esibiti in conturbanti evoluzioni.
Rilassanti quiete di Simanindo, dopo le travolgenti danze, visito oltre all'antica dimora del re Batak, un piccolo museo con oggetti di uso comune e reperti del passato. Da Samosir ad Ambarit, il villaggio di Re si allagà nel 1700, con una storia cannibalistica per fortuna trascorsa. Un pescatore batte le acque per convogliare il pesce nella rete, mentre io vengo spinto nella rete del mio futuro. Non sento cadere le ore in quel mondo senza tempo. Dei cannibali, per fortuna, non è rimasta traccia. Dimore Batak ordinate e abitate fanno da corona al cortile con fregi e disegni di alto interesse. Le famose sedie del giudizio, in pietra, dove le persone erano processate per reati gravi. E Anvor dà dimostrazione della crudeltà dell'epoca. Alla partenza da Ambarit, le montagne borbottavano note grigie e gli dèi dei Batak si scagliavano contro i turisti che non avevano comprato nulla. Intanto le sponde del lago mi rivelavano il contrasto fra la vecchia e la nuova Sumatra. Dopo aver superato due o tre barche, riesco a prendere terra a Tomok, dove fra i soliti budelli mercantili vado a visitare la tomba dell'ultimo re, Sidabutar. E se non l'avessi fatto, si sarebbe offeso. Il rientro, dopo una giornata faticosa, è addolcito da un tramonto beneaugurante. E dalla terrazza del Niagara mi godo l'epilogo. Addio caro a te e all'hotel. Riprendo il viaggio con incontri fortuiti. Prima l'ananas, poi le case da ristrutturare in stile Tapanuti nel villaggio di Taratung. La timidezza di Kiki mi mette di buon umore per arrivare al mercato di South Tapanuli Regency, dove il buon umore sparisce data la mia avversione ai mercati.
vendita? No, 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 capito, capito. Ah, l'igiene. Igiene, questa sconosciuta. Ah, finalmente libero. Riprendo per ammirare ed apprezzare le verdeggianti risaie. Capitare poi in un inqualificabile ristorante cinese. Ma che figura d'Apollo! Durante gli spostamenti io, come tutti gli altri, sono spesso richiesto per farmi fotografare con i locali. Chissà perché. Maga Permata Hotel a Padang Sidem Puan. Tra ruscelli, felci e piante tropicali, fra moschee e alberi da frutta, arrivo al Botanical Garden. Dove, malgrado la mia buona volontà, non riesco ad interessarmi ai vari generi di piante viste un milione di volte. Questi non mollano. E i genitori li seguono con un carico di banane. L'arrivo a Purba mi fa conoscere la scuola coranica frequentata da 8.000 allievi e la loro condizione. Vivono in queste baracche dove all'interno non ci sono mobili, ma solo uno straccio steso sul pavimento e qualche chiodo alle pareti. Tento di visitare la scuola femminile, ma è proibito. Devo ammettere, come potete vedere, che le ragazze stanno meglio. Il fascino femminile colpisce ovunque. Ciao! Ennesima visita ai villaggi. Questo non era previsto. Deve essere un omaggio. Dopo alcune riprese di vita vissuta, me ne vado a Uzor Tolang, dove l'accoglienza dei bambini è stata commovente. Dai! Creare la scenografia alle mie pene, mi immergo nel fumo degli inferi che secondo il programma dovrebbe essere un parco giochi. Tenuto veramente bene. Più simpatica la chioccia che cerca vermi per i suoi pulcini. Le tipiche case con i tetti a corna di bufalo fanno da quinta il viaggio verso Bonyol, città attraversata dalla linea dell'equatore.
Fatocci, a 900 metri di altitudine. Prendo possesso delle strutture del nuovo Ter Hotel prima di uscire a visitare la piazza dell'orologio, Yam Kadang, punto nevralgico della città. Che ore sono? Ah, le 9:05. Grazie. Oh no, un altro mercato. Io non sono io, ma vittima di una realtà non prevista e male organizzata. Gemono i miei sensi causa i limiti di chi consuma male il tempo. Fort de Kock, con la testimonianza ancora dei suoi cannoni, è un forte costruito nel 1825 durante il governatorato del barone Hendrik Mercus de Kock. L'antica fortificazione e ora un gradevole giardino comunale. Di buon mattino attraverso col pullman i villaggi Minangkabau, con i caratteristici tetti che ricordano la forma delle corna di bufalo. Poi i mercati lungo il percorso. E le terrazze coltivate a riso. Un muezzin modula la voce ed invita i fedeli a recitare le 5 preghiere canoniche. No, no, non l'ho scritto io. Sono a Pariangan, villaggio interessante vicino a Batu Sankar, ai piedi del Monte Merapi. La morte. Mi sposto per necessità di silenzio nelle vicinanze di Dunia, il paese più bello del mondo, dicono loro. Rubo immagini interessanti di vita comune, ma la scoperta della fotografia sulla macchina di Carlo è da immortalare. Gruppo etnico strutturato in società matrilineare. E si vede. I terrazzamenti, sempre più belli e curati, precedono l'arrivo a Batu Sankar, dove mi appare uno dei palazzi del regno Minangkabau.
nuova e la vecchia Sumatra, fino al ristorante che gufa. Ve l'avevo detto, no? Che oche. Altro tentativo di avvelenamento con pesce pescato in questa fogna. Mi consolo con le vecchie abitazioni e con i loro rubagatang, letteralmente case setaccio. Con i tetti, come già detto, a corda di bufalo protesi verso l'alto, o se preferite, a curve coniche. Istano Basa Pagoroyung Abatu Sankar, meglio conosciuto come Palazzo Pagoroyung. Una costruzione unica con tutti i poli inclinati per contrastare i terremoti del West Sumatra. Purtroppo l'attuale è solo una replica ridotta dell'originale, distrutto e bruciato in due occasioni. Documenti ed ornamenti originali sono ora conservati nell'Istano Siri Duan Bulana, a 2 chilometri di distanza. Altra bufala per turisti, copyright tour operator. Con le visite ad altre dimore, che non fanno cagare come c'è scritto, ma che hanno un fascino d'antico, anche se i restauri sono evidenti. Noto gli allevamenti dei pesci sul lago Circus e dalla sera festeggio l'addio a Sumatra con Enro, Kiki e Danvar. Velocizzo il passaggio di Costanza ed il carico dei bagagli e... giunto a Bali, ho una nuova delusione con la guida locale, che dopo averci fatto viaggiare per 1 ora e mezza nel traffico caotico, ci porta e ci fa scendere in un albergo sbagliato. La perfetta organizzazione continua. Malgrado gli inconvenienti, sono a Bali, precisamente sulla spiaggia di Seminyak, dove approfittando del giorno libero, riposo e mi godo un po' di mare, ricordando le precedenti visite. Un attimo ho pensato di essere a Gallarate. Che differenza dalla Bali che conoscevo. Ormai quello che è stato lo si intravede fra la modernità che avanza. Contrasto e cattivo gusto si mescolano in continuazione. Il giorno dopo, all'aeroporto di Denpasar, mi metto la maschera da turista medio e mi preparo per il volo a Labuan Bayo, centro principale dell'isola di Flores. Vuoi vedere che anche qui succede qualcosa di negativo? Ah no, piacevole riconoscimento alla mia fama. Ho parlato troppo presto. L'acutezza dell'ingegno locale ha stabilito che le nostre valigie non stanno sul pulmino. Dopo 1 ora, un altro pulmino ci permette di vedere la baia.
Attraverso un traballante canneto e l'incontro con un italiano vero, mi avvio alle grotte di Batu Cermin. Cavità carsica di facile approccio, come spiegava il programma. E anche stavolta è uscito San Pietro avvertendomi che i santi erano finiti. Faccio in parte ammirando le insenature e le bellezze di Flores. L'albergo Bitang Flores accende per gli ospiti un bellissimo tramonto. Il giorno seguente decido per i varani e dopo che il tour operator ha definito 4 o 5 donne che vendono il pesce, mercato del pesce, noto che mi hanno preceduto scrivendo sul manifesto la mia reazione. Meglio andar via, magari anche in Molise. Ma dopo aver visto la faccia del capitano non sono più tanto sicuro. Parto per Rinca, primo sbarco per vedere i draghi di Komodo. Ah, finalmente un senso di libertà e di spensieratezza. Sento che sarà una bella giornata. Anche a Rinca dimostro di non essere proprio rincaglionito, scavalcando le barche. Prima di affrontare i lucertoloni preistorici, mi viene spiegato il comportamento da tenere. Quello che invece non mi viene spiegato è che cervi, bufali, cinghiali, più che arricchimento del luogo, sono succulento cibo per i mostri. Il drago, o varano di Komodo, ha lunghi artigli ed un morso che non dà scampo. È un sauro predatore temibilissimo. Può raggiungere i 4 metri di lunghezza e i 70 kg di peso. Ha lingua biforcuta ed è un feroce predatore velocissimo nell'attaccare. I piccoli, fino ai 2 anni, sono costretti a fuggire dalle madri per non essere divorati. Può annientare un bufalo in pochi secondi. Rinca, mi sposto velocemente sull'isola di Komodo, dove, come al solito, lo sbarco è Komodo. Qui i succulenti pasti sono in bella mostra e dalla fuga, mi sa che lo sanno anche loro. Probabilmente mi stanno maledicendo perché li sto disturbando. Io invece mi sto chiedendo se questo è un mondo reale. Più che i giorni, contano i passi verso gli 80 e sono ancora qui a sentire il profumo della novità e del sole, dopo tanti giorni inutili. Per la foto pubblicitaria del Valsesiano però mi sono messo dietro, non si sa mai. Fante scappa da mamma, uno più grandicello torna a casa, un adulto aspetta la preda.
È la preda incosciente pascola. Questa è la fine della storia. Forse era meglio se facevano fuori queste due, però. E mentre il popolo mangia, due corvi amoreggiano in riva al mare. La signora che mi ha fatto il caffè prepara il cocco. Altre corvi aspettano gli avanzi che il popolo ha elargito loro con grazia medievale. Il vento sta tentando la calura con scarso successo. Le strade sono senza eco. E io mi chiedo se sto vivendo in un vecchio film degli anni 60. Alla fine, la motolancia mi porta dalle parti della bella spiaggia rosa, dove l'acqua è da bere. Mi esibisco nel primo tuffo dalla barca. Ho sentito il profumo di vacanza, anche se il disordine organizzativo è continuato. Decine di barche ormeggiate in qualche modo, partenze impossibili. Il tutto accettato solo per la bellezza dell'acqua. Ci mancava il drone giapponese. Talmente contento che ho dato i numeri. Torno a Labuan dopo una giornata serena. Da Labuan Bayo a Bali il volo è breve. Sbarcato ancora a Denpasar, pago a questo casellante l'autostrada e mi rimetto nelle vie della città. A volte si è anche ridotti così. Anche ridotto male, nel tramonto benaugurante della sera, mi appresto con i compagni di viaggio ad essere ospite nel ristorante dell'hotel Tugu Kangu, affascinante e raffinato ambiente che racchiude anche un'importante raccolta d'arte collezionata da questo signore. Elegante. E il cibo? Pare che non gli sia piaciuto. Un amaro, un saluto musicale. Poi me ne vado a nanna. Al mattino seguente, con il volo dell'aquilone ed il vento che porta le preghiere in cielo, ritorno sulla spiaggia di Seminyak. In lontananza, un samskara induista, non so se con l'acqua del Gange o meno, mi incuriosisce. Mentre piccoli induisti crescono, mi avvicino per capire di più, spinto dalle onde che brontolano. Poi, come sempre, dalle preghiere si passa ad una bella mangiata di spiedini. Cambiato il valsente e bloccato un taxi al volo, torno a rivivere i contrasti della nuova Bali, dove l'antico e il moderno si sfidano in un bel confronto.
faccio portare prima alle onde di Uluwatu. Poi alle grotte di Koalava. Ed infine ai magici terrazzamenti di Ubud. Per arrivare finalmente al mitico Tanatlot, trasformato in una Disneyland per turisti beceri. Con bancherelle in sostituzione delle vecchie felci e della foresta tropicale. Addirittura con i biscazzieri per i combattimenti dei galli. Bassa marea aveva ritirato l'acqua, spingendo le orde barbariche fino alla base del tempio. Che dolore, Tanatlot. Non sei più come allora, sei invecchiato. Non ci si vedeva da molto tempo e le rughe della maturità ci hanno segnato il volto. Ora sei preda di selfie. Ripeti giornalmente il tuo tramonto come un vecchio clown, senza la spiritualità dell'anima di allora. E allora io me ne vado. Credo che questa volta il nostro addio sia definitivo. Ti culli il sonno del mare. Io torno. Ragioniere, allora fa la Sumatra comodo? Mai!